Oggi sono al supermercato con una canadese che fa la spesa e sta comprando delle schifezze assurde. Allora, qui in Canada sono ossessionati dalla marca Alfredo, che apparentemente fa delle salse per la pasta, ma fanno schifo al cazzo. Ho un po' di salse assurde che hanno qui e che la gente a quanto pare pensa che siano veramente italiane. E no, cioè è proprio un grande no. Questa è ciò che per loro la carbonara. E ho detto tutto. Sì, ho detto veramente tutto. Anche questa a quanto pare è una cosa tipo che loro considerano come una carbonara. Non so neanche cosa ci sia dentro questa cosa, ma fa veramente schifo. Poi ci sono i quattro formaggi che ha un colore assurdo. Il rosé, che cacchio significa rosé? Ma c'è cioè, Lombardia, sicuramente dalla Lombardia, ma te credo proprio. E vabbè, tomato e basilico, vabbè, questa è comunque quella che fa meno schifo. La bolognese, non comprate. E non so neanche cosa sia sta roba. Ah, oh, eccola, un'altra carbonara, molto carbonara, che non esiste, ma ok. Sto salaviando. Cos'è? Un'altra cosa disgustosa. Sei italiano? No. Queste meravigliose cose che è una cosa tipo in polvere, per fare la carbonata in polvere. Gesù Cristo. La cosa più disgustosa del negozio è che questo pesto al basilico, che vi giuro è la cosa più disgustosa che io abbia mai mangiato in vita mia e volevo vomitare quella volta. Poi ce n'è un altro che ancora peggio, che è sempre della stessa marca che la gente qua compra. Sara ha comprato la pasta e la pasta classica a schifo, pasta al schifo. Questo è quello che la signorina canadese qua ha comprato. Gli ho promesso che le farò io la vera carbonara, perché qua non si può andare avanti così. Come vi ho già detto in un video, i canadesi sono ossessionati dalla birra. Guardate quanta cacchio di birra c'è in questo negozio, c'è solo birra. La bellissima parte delle pizze. No. No. Non so neanche da dove cominciare, però lasciamo stare, perché qua le pizze sono terribili. C'è la pizza ristorante, che anche in Italia, persino per un italiano, fa schifo, si vende pure in Italia, ma fa schifo comunque. Poi ci sono le mini pizze. La cosa che io vorrei qui sarebbero i sufficini, che non esistono. O spaghetti. Cosa? C'è una specie di pizza con gli spaghettini dentro. Quanto schifo fanno i canadesi. Quanto schifo. Soliti presentati da Sara. Soliti pranzetti al... non so neanche come chiamarli, però a quanto pare della pasta con della salsa. Rigatoni al pomodoro, che lo metti nel microonde e diventa tipo una cosa bellissima e ti senti proprio a Roma. Ecco. Sara, come esperimento per farvi capire, questo è un pezzo di mozzarella. Questo è un pezzo di mozzarella. Quindi, vabbè. Infatti ci sono anche tipo la mozzarella tagliata, ma è tipo grattugiata, ma è tipo gigantesca. Cosa te ne fai? Dove la metti? E i formaggi qua sono veramente esagerati. Pur la lasagna. Sì, insomma. Ma l'italiano! Avete capito, insomma, ecco. Qua abbiamo 3 kg di margarina. 3 kg di margarina. Anche sono ossessionati col burro. Infatti a ogni pasto, tipo prima, anche nei ristoranti, prima di mangiare, chiedono il burro col pane. Forse per questo che vendono 3 kg di margarina. Positiva, hanno la Nutella. Hanno anche tipo la falsa Nutella, però almeno c'hanno la Nutella. È l'unica cosa vera italiana qua. Ciao a tutti! Come avete visto, vi ho portato al supermercato con me perché prima dovevo fare la spesa e quindi ho approfittato per fare così. Perché volevo fare le differenze che ci sono tra i supermercati italiani e i supermercati canadesi. Come avete visto, prima di tutto mi sono buttata sui sughi, perché è la cosa che mi ha sconvolto di più quando sono arrivata in Canada, ovvero che
sono terribili, cioè nel senso non c'è una cosa che si salvi. Credo di aver comprato una sola volta il pesto ed ero a Ottawa, non ero nemmeno qui, ed era buonissimo. Cioè non lo so che pesto fosse, perché dopo ho cercato, ho ricercato, non l'ho più trovato. Per il resto invece non si salva assolutamente niente. Quindi comincerò da quello, ovvero che i canadesi, come ho già detto, sono ossessionati da questa marca che si chiama Alfredo. Tutti, e dico tutti i canadesi che conosco, mi hanno chiesto: ah, ma voi anche voi avete questa marca? E in Italia ho detto no, non esiste questa cosa, che cos'è? Quindi una volta mi sono trovata a comprare il sugo alla bolognese e ho realizzato che veramente era terribile. Sapeva di tantissimo di aglio, tantissimo di cipolla, una cosa, credo che stavo per vomitare in quel momento, vi giuro, non ho mai assaggiato una cosa così terribile in vita mia. Il pesto non ne parliamo, il pesto era pieno di olio e pieno di aglio, cioè una cosa più schifosa di così non si può. E come avete visto c'è anche la salsa alla carbonara, c'erano addirittura 3 o 4 tipi di salsa alla carbonara. E no, la gente non capisce che la carbonara non è una salsa, ma è una ricetta. Io ho cercato di dirlo ma non mi ascoltano, infatti l'anno scorso mi ricordo che ai miei ex coinquilini avevo preparato la carbonara, che avevano già assaggiato quella carbonara in barattolo, diciamo, e hanno detto: ah, ma sì, c'è una grande differenza. Ho detto: davvero? Ma non mi dire. Un'altra differenza che ci sono tra i supermercati è che qui i carrelli non hanno la monetina, quindi per questo le persone ogni tanto trovi che lasciano i carrelli in mezzo ai parcheggi, in mezzo al supermercato, roba assurda. Infatti in Italia fanno bene mettere la monetina, perché sennò ci sarebbe il disastro. Qui ci sono veramente pochissimi posti, ho trovato dei posti dove chiedono la monetina, ma è tipo ho trovato un posto in 5 città che ho visitato, quindi non è così ovvia la cosa. Però nonostante questo, comunque, anche se ci sono persone che lasciano i loro carrelli in mezzo al parcheggio, comunque i carrelli sono sempre al loro posto, perché c'è sempre una persona che si occupa di questo. In Italia, siccome c'è la monetina, tutti fanno i bellissimi diligenti educati e vanno a mettere i carrelli al posto solo perché vogliono la monetina indietro, e fanno bene a fare questa cosa, fanno veramente bene. Un'altra cosa che mi aveva un po' sconvolto quando sono arrivata è il fatto che sono andata a comprarmi della frutta e stavo cercando tipo la bilancia per pesarle, perché in Italia abbiamo la bilancia, clicchiamo il bottoncino e ci esce fuori già l'etichetta col prezzo e col prodotto. Qui non c'era niente ed ero tipo avevo chiesto subito: ma cioè, non avete la bilancia? Dov'è che peso sta roba? Cioè, sono arrivata alla cassa e è stata la ragazza che ha messo già il prezzo e il prodotto, tutto quanto, e l'ha pesato direttamente lì. Ed io ero un po' sconvolta, perché in Italia non ho mai visto fare questo. Cioè, magari ci sono i supermercati dove lo fanno, ma credo che siano i supermercati veramente più pezzenti. Correggetemi se sbaglio. Quindi, sì, è stata una cosa che mi ha sconvolto abbastanza, decisamente. Cosa è che nei vari supermercati, quando tu compri qualcosa, alla cassa c'è sempre qualcuno che imbusta le tue cose, nel senso per te. È una persona che è pagata per imbustare, principalmente questo è il loro lavoro. Delle persone, di solito puoi lasciare una mancia se vuoi, c'è chi non lo fa, non sei obbligato, però sì, c'è una persona che imbusta le cose per te. L'unica cosa è che non è dappertutto, tipo c'è un supermercato qui che io lo chiamo il supermercato dei poveri, ovvero il supermercato dove io vado, e lì non c'è questa persona che fa questo, perché è il supermercato dei poveri, quindi ti arrangi un po'. Un'altra cosa è la vendita degli alcolici. Infatti nei supermercati di solito trovi... Oddio, c'è un gattino! Infatti nei supermercati trovi gli alcolici, ma trovi tipo dei vini un po' pezzenti, cioè quei vini che tipo un po' vini da tavola, che più che altro userai per cucinare e non tanto per bere. Infatti, nei supermercati trovi tutta la birra del mondo, però se vuoi tipo dei vini o se vuoi gli alcolici più forti, devi andare in un posto in un posto apposito loro vendono solo alcolici. Vendono alcolici provenienti dall'estero, vendono alcolici del Quebec, vendono alcolici del Canada, insomma, vendono un po' di tutto, e ovviamente, gli alcolici costano una fortuna. Quindi se vuoi bere, infatti io che amo il prosecco da morire, l'avrò comprato tipo due volte in un anno. Una bottiglia di prosecco qua costa $18, che è tipo 15 euro. Chi è che paga 15 euro per una bottiglia di prosecco? Se andiamo. Un'altra cosa...
cosa è che i formaggi costano l'ira di Dio. Io sono fortunata perché io non sono una grande fan dei formaggi, non è che lo mangio così tanto, però sono assurdi i prezzi dei formaggi. Infatti i primissimi coinquilini che ho avuto erano tutti francesi, quindi erano tutti pazzi, andavano tutti pazzi per il formaggio, quindi hanno sofferto come il male per 6 mesi perché non potevano comprarlo, perché un pezzettino di formaggio ti costa tipo sui $15 minimo. Quindi io, per fortuna, non essendo una grande fan, ho detto vabbè, non mi cambia la vita, però veramente i prezzi sono esagerati. L'unica volta che ho comprato è stato quando ho comprato il mascarpone per fare il tiramisù. Infatti l'ho fatto una volta perché tipo 200 grammi di mascarpone mi è costato tipo $18. E questo è tutto, queste sono principalmente le differenze che mi sono venute in mente per adesso. Se avete domande fatemi sapere, ci vediamo la prossima volta, ciao!